Nel video di oggi vi faccio vedere come fare la nastratura ad un cerchio tubeless. Questa qua è una ruota da corso tubeless ready. Allora, per prima cosa andiamo a togliere il nastro vecchio. Questo era bucato. Dobbiamo sgrassare molto bene tutto il canale interno del cerchio per fare in modo che il nostro nastro si incolli bene al cerchione. Io uso il brake cleaner della Makoff, lo spruzziamo un po' dentro il cerchio, andiamo a sgrassare tutto il canale interno del nostro cerchione. Dobbiamo far partire la nastratura un paio di fori prima del nostro foro valvola. Partiamo dal foro valvola, 1, 2, più o meno qui facciamo partire la nastratura. Prima di partire con la nastratura conviene dare una veloce scaldata al cerchio, soprattutto se le temperature sono un po' basse. Nel mio laboratorio fa parecchio freddo. Per cui diamo una scaldata, io uso un phon da carrozziere, se no potete usare anche un phon normale da casa, insomma. Se usate il phon da carrozziere tenetelo un po' distante perché questo scalda molto. Scaldiamo il cerchio essenzialmente per fare in modo che la colla aderisca bene al canale del cerchio. Se il cerchio è troppo freddo la colla non aderisce bene. Ok, a questo punto prendiamo il nostro nastro. Io uso questo della Tesa. Per sapere la larghezza del nastro dobbiamo misurare il canale interno del nostro cerchio e aggiungere 4-5 mm per avere la larghezza utile del nostro nastro. Questo qua è un cerchio da 22, quindi ho preso il nastro da 27 mm. Io parto sempre con questo bordo tagliato a 45 gradi, così ho una tenuta migliore sul cerchio. Dobbiamo cercare di far aderire soprattutto la parte centrale del nostro nastro, dove c'è la parte del cerchio un po' concava. Tiriamo un po' il nastro, lo facciamo cadere all'interno del cerchio e poi con gli indici, vedete, tiriamo, spingiamo, cerchiamo di far aderire al meglio possibile il nostro nastro. Per chiudere la nastratura facciamo di nuovo un taglio diagonale. Poi facciamo aderire prima la parte centrale della gola del cerchio e poi la parte laterale. Ok, questo punto qua. Poi per sigillare bene la chiusura della nostra nastratura, io di solito metto proprio un pezzettino di scotch americano per fare in modo che la giuntura non si alzi. Quindi ne taglio giusto una striscettina. Okay. E la vado ad applicare proprio nella giunzione. Non c'è pericolo che si possa aprire. Questa zona è la zona più fragile della nostra nastratura perché spesso il lattice tende a entrare dentro e così cerchiamo di evitare questa cosa. Per finire diamo un'altra passata di phon. Non avviciniamoci troppo al nastro, sennò rischiamo di bruciarlo, soprattutto con questi sverniciatori che sono molto potenti. Così cerchiamo di far aderire ancora meglio il nastro.